Un orologio centenario, un libro, il ricordo di viaggi, di fughe, di terre lontane, di miseria antica da dimenticare e trasformare in un futuro diverso. Spunti di riflessione che uniscono e avvicinano due piccoli borghi e un grande paese continente al di là dell'oceano. Memorie migranti. Si chiama così la giornata che racchiude in un calendario fitto e serrato la visita dell'ambasciatore del Brasile in terra di Lucania. Sul filo del ricordo di quelle lontane migrazioni che tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento hanno svuotato di uomini e famiglie non solo Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore, i due paesi la cui giornata raccontiamo oggi, ma un intero sud, spogliato da sempre da un'ingiusta ed ingrata miseria. Siamo al centro del Parco del Pollino e ancora di più nel cuore di quella terra di Lucania, narrata e dipinta da Carlo Levi, messa in versi da Rocco Scotellaro. La Lucania di Giustino Fortunato, Emanuele Gianturco, Leonardo Sinisgalli, di Mario Pagano e Saverio Nitti, di Carmine Crocco e di Giovanni Passannante. Memorie migranti, un titolo bello, efficace, sintetico e attuale. Soprattutto attuale, nel nostro tempo che non ha più memoria e con i nostri porti che riversano ondate disperate di uomini in fuga dalla guerra, dalla violenza sistematica, dalla fame. Un bel esempio questa giornata di festa, un giorno d'estate all'insegna del ricordo e della riflessione, non la solita sagra. Una festa che comincia a Castelluccio Superiore con l'ambasciatore Riccardo Neiva Tavares che scopre una targa commemorativa. Ecco, accogliamo Sua Eccellenza qui a Castelluccio Superiore che ci ha onorato della sua visita all'ambasciatore del Brasile in Italia. E poi a valle, a Castelluccio Inferiore, dove tutto è pronto per l'agenda di una giornata particolare. Borboleta da cidade, faz voar a fantasia. La visita all'orologio, o meglio al suo meccanismo antico che ha retto per quasi un secolo sul campanile fino a che uno dei tanti terremoti lo ha spodestato, era stato dono dei castellucesi residenti a Manaus che alla fine dell'Ottocento tentarono la fortuna nella lontanissima Amazzonia, ma che vollero con orgoglio e tenacia dare un senso alle loro radici con quel dono meccanico che scandì per anni la vita del loro paese. Borboleta da cidade, só pode ser verdadeiro amor. Para, 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 para. In piazza, davanti alla Chiesa Madre, il Consiglio Comunale aperto e congiunto delle due amministrazioni celebra istituzionalmente questa giornata. Questo sarà un consiglio un po' atipico, perché non c'è una vera proposta da approvare, c'è soltanto un omaggio da rendere al non solo all'ambasciatore, ma anche alle nostre due comunità che si sono trasferite, emigrate agli inizi del Novecento in Brasile, rispettivamente Yuna per Castelluccio Superiore e Manaus per Castelluccio Inferiore. Il rito dei doni, come la statua a memorie migranti che lo scultore romano Benedetto Robazza ha realizzato per la giornata e che potrebbe diventare il simbolo di un premio ai migranti lucani nel mondo. Siamo lieti di consegnarla a lei, ambasciatore, come rappresentante anche dei nostri concittadini sia emigrati che nati in Brasile. Poi gli interventi di riflessione, di studio, di testimonianza.
Enzo Scirchio, pronipote del primo castelluccese emigrato a Manaus, Vittorio Cappelli, professore di storia contemporanea all'Università della Calabria, che attualizza il senso della giornata, ricordando quanto siano vicine le fughe dei nostri migranti di fine Ottocento con i migranti del terzo millennio, che però, oltre che dalla fame, fuggono anche, non è poco, dalla guerra e dalla violenza quotidiana. Poi Luigi Scaglione, direttore del neonato Museo dell'Emigrazione Lucana, che racconta e custodisce la memoria tra tecnologia e interattività. Nel 2004 la Regione Basilicata ha deciso di ascoltare le richieste che arrivavano dalle federazioni. Noi abbiamo 160 associazioni nel mondo, 16 federazioni in tutto il mondo per circa 600.000 lucani emigrati, e ha dato vita a questo progetto del Museo dell'Emigrazione Lucana, che è stato realizzato nel castello di Lago Pesaro, un castello federiciano meraviglioso alle porte di Potenza. Però abbiamo voluto fare un museo diverso dal solito, non dover raccogliere soltanto le lettere o la famosa valigia di cartone. È un museo virtuale dove il visitatore, attraverso un passaporto che gli viene consegnato all'inizio della sua visita, interagisce direttamente, ora con il porto di Napoli, ora con Ellis Island, e segue un percorso, un viaggio, un lungo viaggio attraverso la nave, il treno, e racconta le sue storie. I racconti, cioè, delle immigrazioni, di quelli che soprattutto dal 1860 al 1950 hanno segnato la vita della nostra regione. La Basilicata ha avuto 750.000 circa emigranti, di cui un terzo soltanto è rientrato. Nel secondo dopoguerra altri 200.000 lucani sono andati al nord Italia o in Europa e hanno vissuto in fondo le storie dei migranti di oggi. Intorno a questo percorso, ecco, di viaggio, a questo viaggio, abbiamo voluto costruire questo museo. La Basilicata è la regione che ha dato la disponibilità a raddoppiare il numero in proporzione ai suoi abitanti di ospiti in questo territorio. C'è anche Anna Rosa, migrante di ritorno, figlia di emigrati in Brasile, tornata oggi in Lucania. A lei, tra portoghese e italiano, la sintesi del libro di Geraldo De Masi, Italiani a Manaus, appena giunto dal Brasile senza neanche il tempo di essere tradotto. Di Italianos in Manaus di Luiz Geraldo De Masi. L'assenza di informazioni sugli immigranti italiani a Manaus e le loro realizzazioni hanno motivato l'autore a scrivere questo libro, iniziando una lunga ricerca che lo ha portato fino a Castelluccio Inferiore. L'ambasciatore Tavares l'intervento finale, abbraccio istintivo, spontaneo, non ufficiale ma sentito. Credo che soprattutto qua oggi io ho avuto una lezione di cuore. Lei parlava, voi due, di Castello di Due Castellucci, con ogni amministrazione. Ho cominciato la mia visita in Castelluccio Superiore, sono qui a Castelluccio Inferiore. Mi pare che sono le due metà di un solo cuore, e come di un solo cuore sono anche le altre città con i presenti. Il sindaco mi parlava di tutto questo sforzo comune di agire insieme. Quindi io credo che per parlare di cuore non devo leggere, devo far parlare un po' quello che ho sentito io. E qua io ho imparato più in queste poche ore che sono in Basilicata, più sull'amicizia, sulla fraternità, sull'importanza dell'immigrazione per la costruzione di un paese, sul legame creati fra due popoli fratelli, di quello che ho imparato nei miei due primi anni in Italia. Io sono in Italia da 2 anni e credo che qua oggi è un momento veramente speciale. È la prima volta che ho il piacere di partecipare a un consiglio comunale, quindi è una prima per me, però soprattutto con questo fondo umano che l'immigrazione ha creato fra i nostri due paesi. Il Brasile deve molto all'Italia. Noi, come si diceva prima,
La comunità di origine italiana è molto grande in Brasile. Ci sono oggi circa 30 milioni di brasiliani di origine italiana. Questo fa del Brasile il paese dove ci siano più oriundi nel mondo. Abbiamo un numero in termini assoluti, abbiamo più dall'Argentina o degli Stati Uniti. L'Italia è presente in Brasile in diverse maniere, in diversi modi, nel cibo, nell'arte, nella letteratura. L'Italia è presente in Brasile anche nell'economia. Adesso ci sono circa 1200 zitte italiane, aziende italiane presenti in Brasile, che hanno più di 150.000 dipendenti. Credo soprattutto che ho imparato molto per la mia missione qua in Italia. Quindi ringrazio molto, ringrazio i sindaci e arrivederci. Credo che è stata una grande emozione, perché per me è la prima volta nella regione e, come dicevo nel consiglio comunale, io ho imparato, credo in queste poche ore, più sul significato dell'immigrazione, l'importanza dei legami culturali, di amicizie, di fraternità, tutti i vincoli che nei miei 2 anni qua in Italia. Quindi io credo che è stato un momento di una testimonianza di cuore per tutti. Ho ascoltato con molto interesse tutto quello che ci è stato detto in questa cerimonia, e per me come ambasciatore del Brasile mi fa un enorme piacere di sapere che i legami che esistono ancora fra i nostri 2 paesi hanno questa base umana molto, molto importante, che è una base per sviluppare sempre di più legami che sono diversi. Noi abbiamo legami economici, commerciali, accademici, scientifici, tecnologici, però la base di tutto questo è il legame umano. E questo credo che in Castelluccio ho vissuto un momento di molto emozionante per me, perché ho potuto vedere con la gente con cui ho parlato una prova viva di questo legame molto speciale. Il Brasile e l'Italia sono 2 paesi assolutamente fratelli. Io credo che noi abbiamo imparato moltissimo dell'Italia. Ci siano più o meno 30 milioni di brasiliani di origine italiana, e questo ha contribuito molto per la nazionalità brasiliana, per questo sentimento, il senso di nazionalità brasiliana. Il Brasile deve molto all'Italia e vedo con molta emozione che il Brasile può ancora fare cose per l'Italia e viceversa. Quindi è stato un momento di molta emozione, per me indimenticabile. Perché unire nel racconto di una giornata lucana immagini di barconi con uomini di pelle, di razza e religione così diverse e lontane dalla nostra? Perché non si potrà mai comprendere e costruire un futuro giusto se si dimentica troppo in fretta il passato. E noi oggi, quel passato di partenze disperate, di illusioni affidate ad un biglietto di terza classe, di una cultura antica passata al setaccio nei centri di prima accoglienza, li abbiamo purtroppo dimenticati. Sono già 2 ore appunto che qui siamo riuniti e i piatti, almeno mi pare, sono tutti ben puliti. E giunti siamo al termine, ahimè, della fatica di festeggiare il socio, non del caricare. I maccheron fumanti, la carne e lo spezzato, tutto in un batter d'occhio i soci hanno divorato. I polli specialmente, rosi da forti denti, la strage ha ricordato dei poveri innocenti. Di un simil gran delitto la colpa chi daremo? Mi par che ognuno lo dica al Capitano Supremo. Ma or cercando andiamo chi sia il vero re dell'abile forchetta che a tutti i punti die. E tralasciando Ciccio, Checco, Gigino e Pietro,
tutti la Ciornigola, le Villa Vigne dietro. Taranto Nicolino ed il Capitan Vulcano fanno dei brevi brindisi bevendo a mano. Nicola Candisano, il parlator valente, l'augurio da Singero al caro e buon partente, è degno di gran lode, è il nostro festeggiato, che fra i maggiori assi certo si è ben piazzato. Né tralasciar possio il bravo Serafino, commendatore Ciangio, campione di San Severino, che insieme con Dottore, Giacomo Zucchini, Giovanni Conti spavano e beve sempre vino. Di nulla poi si è reso colpevole oppure reo Giovanni il Benemerito e di Gentil Matteo, restando sempre saldi fra tanti giovin baldi. Michele il magistrato, confuso in tanta gente, fa un po' lo schifiltoso, ma non ci lascia niente. Il professore Coppola, insieme col farmacista, la lista scena guardano, nulla perdono di vista. Ma il presidente poi, seduto in pompa magna, a tutti noi sorrasta, guarda, sorride e magna. Di Garibaldi il rosso, bevendo più non posso, a lui chiediamo subito, gli demmo noi caparra, il bianco di Vulcano, le rose di chiatarra. E dormo mio buon Francesco, un bel augurio di anno, a te che tanto amore e simpatia portiamo, un viaggio assai felice, radioso l'avvenire, una raccolta facile di un sacco e mezzi lire, e quando la sarai, fa che ognuno dica, Francesca aiuta a me, non te ne carica mica.